ancora a casa? Penso di sì. Odino ha usato l'ingresso sul retro anche come uscita. Senza il dannato corvo nascosto nello sgabuzzino, la casa dovrebbe essere sicura. E nella sua vendetta non rifiuterà gli alleati. Già, ora è la vendetta di tutti. E non ci saranno Tyr fasulli a sabotarci le menti. Ah, come ha schernito il desiderio di pace di Tyr. E il mio. Mastro Kratos, signorino Atreus, sono così felice di vedervi Mastro Kratos, signorino Atreus, io non so cosa dire. Sono devastato dalla notizia di quel che è accaduto a Mastro Brock. E se penso che una cosa simile è accaduta proprio nella mia casa, mi sento male e mi dispiace molto. Mastro Sindri sta bene? No, ma è al sicuro. È tornato a Midgard. Capisco. Posso solo immaginare il dolore che prova. Fate attenzione, voi due. Suppongo di non dovervi rubare altro tempo. Sei tornato. Sei con noi? Bene, è il momento. Il momento per cosa, di grazia? Il momento di unire i regni contro Odino, una volta per tutte. Tyr ha cercato di unirli. Il vero Tyr. Era ben voluto, ma persino lui ha fallito. Allora non possiamo fallire, o non rimarrà nessuno a poterci riprovare. Questo è il Ragnarok. E Odino conosce già tutti i nostri maledetti piani. Certo, abbiamo perso l'elemento sorpresa. Oltre a questo c'è un'unica via per Asgard e non passeremo inosservati. Il Gjallarhorn. Significa che entriamo dal Tempio di Tyr, qui. Il muro di Asgard è qua giù. Gli Ainerir saranno schierati a presidiare lo spazio tra i due. Il che significa che ci servono eserciti. Tutti quelli che vorranno accorrere. Armate che Odino non si aspetta. Solo per raggiungere il muro, per poter aprire una breccia, noi dobbiamo trovare Surtur. Ratatosker ci ha procurato questo. Andremo noi tre. Io so dove cercare. Splendido. Alleati, dunque. Su chi possiamo contare? Io andrò a Elaim per reclutare l'armata dei morti. E io tornerò ad Alfheim per unire gli elfi. Niente di meno. Vuoi riuscire a unire gli elfi dopo secoli di guerra? Beh, mi amano molto ad Alfheim. E tu? A Vanheim? Sì, per cercare Sigrun e radunare le Valchirie. Midgard non ha esercito. Né Niflheim né Jotunheim. Rimane solo Svartalfheim. Vado io a Svartalfheim. Sindri! Ne sei sicuro? Ho detto che vado. Così sia. Buona fortuna a tutti. Si va a Muspelheim in cerca dell'ultimo gigante del fuoco. Quasi invidio le ardue imprese altrui. Ehi, gente! Volevo solo dirvi che se vi serve qualcosa, mi trovate qui o nei vecchi negozi di Brock e Sindri. So che siamo tutti devastati da quel che è successo, ma sapete, a me per prima piace tenermi occupata. Quindi sai dove cercare Surtur? Già, ho svelato i segreti del suo altare mentre ero a Muspelheim con Thor. Thor? Tranquillo, non mi ha visto entrare. Mi preoccupa altro. Ora ascolta, quando troviamo Surtur, dobbiamo convincerlo a unirsi con sua moglie, Sinmara. Unirsi? Già,
loro due si... fondono. Creano un gigantesco mostro per distruggere Asgard. Oh no! Desolato. Ho alcuni dubbi relativi alle negoziazioni con Rasvelger e Eli. Sono convinto che potrebbe essere più propensa a parlare con un membro dei... morti. Mimir, c'è bisogno di te. Oh, la morte ora è un'abilità? Immagino che questi due potranno cavarsela da soli. Fratello, se non ti dispiace. D'accordo. Molte grazie. Con voi ci vediamo. Ehi, credo di riuscire a scorgere la fucina di Surtur. La moglie di Surtur. Lei dov'è? A Niflheim. Se andiamo verso quella torre, potremo scorgere la fucina. Mi chiedo se abbiano visto la loro profezia e si siano rintanati nei propri regni per combatterla. Comprensibile. Spero che capiranno perché il Ragnarok deve avvenire ora. Ehi, laggiù! Sono già stato qui e quella volta ho visto qualcosa che sembrava una fucina. Dobbiamo essere pronti per Surtur, nel caso non ci volesse aiutare. Pronti? La profezia dice che lui e Sinmara si uniscono, ma chissà ora cosa penseranno. Vorresti provare a sottomettere questi esseri primordiali? Beh, non so. La guerra non si vince senza di loro, giusto? C'è qualcosa. Sta pronto. È un fantasma! È il momento! Oh!
sta. Le colonne sembrano fragili, forse lì c'è una facente. Auga! Molto sudato. Troviamo Surtur. Attraverso il cancello rotto. Siamo vicini. Deve essere lui. Chiediamo. E là? Surtur? Beh, o non è lui o ci sta ignorando. Andiamo. Salve. Cerchiamo un gigante. Andate. Che cos'è successo? Ehi, non sei stato... Prima tocca a loro. Auga! Un altro! Forza! È il guardiano di questo regno. Hai il diritto di difenderlo. Tanti questo dito, è il tuo momento! Schiaffa! È Surtur, avrà molto di cui rispondere. Come hai detto, lui ci serve. Io non vi aiuterò. Tu chi sei? Sono chi cercate. Quello che ne è rimasto. Perché non ci vuoi aiutare? Io non... voglio farlo. Spiegati meglio. Noi moriremo. Hai ragione. Perché hai tante cose per cui vivere. Io no. Lei. A cosa serve tutto questo? Te ne stai lontano da Sinmara solo per... attendere qui la morte? Almeno se ti unissi a lei, sareste di nuovo insieme. Noi siamo insieme.
Ho il suo cuore. E lei ha il mio. Non è molto, ma è abbastanza. Ma tu non sei nemmeno... Sei mai stato innamorato? È molto bello. Così Odino vincerà. E tutti i regni tranne Asgard cadranno. Già, lui deve morire. È vero. Ma io non sacrificherò lei così come tu non sacrificheresti lui. Spiacente. Vieni. Aspettate. Quelle lame. Potrei vederle. Sì, c'è il fuoco primordiale in loro. Non sono di queste terre. Non importa. Sì, può funzionare. Che cosa? Infilale qui dentro. E io diventerò il tuo mostro. Ma non voglio che lei sia coinvolta assolutamente. Ma la profezia dice che voi dovete essere uniti insieme. Sicuro che funzioni? Non ho altro per cui vivere. Non qui. Seguitemi. Dove andiamo? Tillatsu. Ossia... Il luogo dove Niflheim e Muspelheim si incontrano. Dove nacquero i primi regni. E qua non riuscite a passare, eh? Surtur? Sempre io. Meglio che camminare. Che cosa ci attende a questa scintilla del mondo? Magia, roba primordiale. Con quella, le tue lame e il mio cuore, andrà tutto bene. Divento grosso. Spacco tutto. Vi piacerà. Ma che succede quando cambi? Non lo so. Non sarò più me. Ma tu o... il nuovo te... Come saprete quando attaccare Asgard? Hai il coro. Vero? Già. Allora siamo a posto. Surtur, ma tu... al principio di ogni cosa. Sì. Com'è stato? Forte. Ah, eccola. La scintilla del mondo. Ma è bellissimo. Ci vediamo di là. Sembra una scemenza. Odino sa del Gjallarhorn. Sa che hai la maschera. Ha ucciso Brock. E sa che avremmo cercato Surtur per iniziare questa guerra. Ma che altra scelta abbiamo? Nessuna. Sa anche quello. Siete pronti.
ci siamo. E con Silmara? Non dovremmo almeno avvisarla? No. Le farebbe troppo male. Più di non sapere cosa ti è successo. A volte, amare significa scegliere il male minore. Ma non ha alcun senso. Promettete di starle alla larga? Lo promettiamo. Surtur, pugnalarti con le lame sarà sufficiente a creare questo nuovo te. Il cuore di Silmara è freddo. Splendidamente freddo. Ora tuo padre ha il mio fuoco nelle lame. Se in lei entrerà abbastanza di me e della scintilla, allora funzionerà. Ok. Venite. Questo farà male. Quanto pensi che ci vorrà? Valchirie! Le avrà mandate Odino! Arrenditi!
Allora? Surtur! Ci sei? Padre! Vieni qui! Attaccare Asgard! Attendo la chiamata. Oh, grande! Hai sentito? Ci basterà chiamarlo con il Gjallarhorn non appena saremo pronti. Torniamo a Muspelheim. Lì potremo usare il passaggio mistico per il ritorno. È andata. Incredibile. Abbiamo Ragnarok dalla nostra parte. Il piano di Surtur ha funzionato. Le Valchirie sono state un contrattempo, ma scommetto che ora Odino è preoccupato. Sa che lo stiamo cercando. Pensaci. Ci presentiamo ad Asgard e poi arriva Ragnarok e spazza via ogni cosa. Odino non avrà nessuna speranza. Vinceremo noi. Groa aveva ragione. Groa non aveva predetto cosa avremmo sacrificato. Forse vedeva solo le cose importanti. Tutto questo funzionerà, vero? Deve. La forza di Ragnarok cresce. Ehi, guarda quella rupe. Il terremoto è stato così forte da creare una sporgenza. Altre forze di Odino! Vogliono concludere il lavoro delle Valchirie! Fulmine, arriva! Possiamo arrampicarci e tornare alla porta. Quindi hai combattuto molte guerre, vero? Ma non hai mai avuto un alleato come Ragnarok. Invece sì. E la creatura non garantisce la vittoria. Giusto. Altro terremoto. Questo posto cadrà a pezzi se ci saranno altre scosse. Ah!
Gli Ainerir non fermeranno mai i loro attacchi. Dobbiamo tornare indietro. Sei silenzioso. Cioè, lo sei sempre, ma ora sembra diverso. Speravo che i miei giorni di battaglia fossero finiti. Speravo di non vedere mai mio figlio in guerra. Schiappa! Sì, l'hai preso! Questi non si arrendono mai! Ragnarok è qui! Sanno bene cosa significhi per Asgard! A destra! Dietro di te! Dobbiamo andarcene prima che arrivino altri guai. Quando sei pronto, la porta è oltre questa crepa nelle rocce. Padre, so che stiamo facendo la cosa giusta. Il Ragnarok deve avvenire. Il prezzo che noi e gli altri abbiamo pagato per questa guerra è alto e aumenterà. Ne varrà la pena. Fratelli, com'è andata? Sì, la mia utilità per un certo sciocco Vanir si è esaurita. Ragnarok aspetta il segnale. Anche gli eserciti di Hel. Quello grazie a me. La guerra è infine vicina. Dove si va, fratello? Abbiamo del tempo prima dell'incontro al Tempio. Potrebbe essere la nostra ultima possibilità, padre. Hai faccende in sospeso?